Andrea Boldi presidente, Michele Colangelo il suo vice. Si chiude con queste nomine annunciate da Comune, Provincia e Camera di Commercio una fase complessa della vita di Arezzo Fiere e Congressi. Sul fronte economico la Regione Toscana garantirà i 2.430.000 euro. Da par suo farà altrettanto la Camera di Commercio con 1.130.000 euro. La somma consentirà di chiudere la partita con l'impresa Salini che ha realizzato il nuovo polo espositivo e che adesso potrà pagare le imprese aretine che hanno collaborato all'opera. Sul fronte gestionale Andrea Boldi, Orafo, è il presidente che mette tutti d'accordo. Al suo fianco Michele Colangelo, ex amministratore pubblico, esperto di gestione aziendale. Ultima novità, la parte immobiliare e quella gestionale verranno separate.